Ciao e benvenuti in questo canale. Oggi terza lezione del corso gratuito di risparmio. Questo corso che ci sarà ogni martedì sera intorno alle 20 in premiere è tratto di ispirazione. Ho preso di ispirazione da questo libro Risparmia adesso, 69 modi per spendere meno e vivere meglio. È il mio ultimo libro che ho scritto in ordine di tempo, ma poi come obiettivo ogni mese vorrei far uscire un libro nuovo, se ce la farò. E questo corso vuole essere di spunto ogni lezione, ogni puntata, ogni chiamatela come volete, trarrà spunto da un capitolo del libro oppure da domande, dubbi, perplessità che mi avete scritto voi nelle puntate precedenti o magari in privato. Insomma, questo corso vuole cercare di dare una mano a chiunque voglia realizzare i propri sogni e vivere la vita dei propri sogni e che non crede che la vita, che tutto gli venga regalato, anzi, dobbiamo sudarcelo, ma se sappiamo come fare, possiamo anche divertirci. Oggi tratteremo di porsi le domande giuste. Porsi le domande giuste è una cosa molto, molto difficile. Molto difficile trovarle, le domande, ma soprattutto a volte dentro di noi le sappiamo queste domande, ma non abbiamo il coraggio di farcele. Porci queste domande è un atto di coraggio e di amore nei nostri confronti, perché dalle domande giuste poi si possono trovare tante risposte giuste. Tante risposte giuste per noi. Ogni persona avrà la propria risposta giusta alla propria domanda giusta. Però è un passo fondamentale il porti le domande giuste, perché poi le leggerò direttamente da questo libro, perché senza queste non riusciamo a trovare la strada, non riusciamo a fare chiarezza del dove vogliamo arrivare o almeno dal dove vogliamo partire. Farsi delle domande giuste e anche scomode ti permette di metterti in discussione, ti permette di metterti anche in difficoltà, ma è grazie a queste prove che ci auto a volte infliggiamo, ma non nel senso negativo, che possiamo veramente provare anche autostima. Perché questo percorso di risparmio non è solo un percorso di risparmio economico, mettiamo via i soldi, è questa cosa qua, ma è anche un rafforzare il nostro carattere, un rafforzare la nostra determinazione, autodeterminazione, rafforzare anche la nostra autostima. Ragazzi, non ce l'ha insegnato nessuno rafforzare la nostra autostima, ci hanno sempre detto vola basso, ma anche io stessa, l'umiltà è il volare basso sempre, ma essere consapevoli delle proprie capacità, che non vuol dire avere un ego a mille o vuol dire pensare di essere dei supereroi, anche se noi dovremmo essere i supereroi di noi stessi. Dovremmo sempre guardarci come supereroi di noi stessi, perché è grazie ai nostri poteri che abbiamo dentro, perché tutti li abbiamo, che possiamo raggiungere grandissimi obiettivi. E te lo posso garantire perché non posso, non lo voglio, ma ti annoierei a raccontare la storia della mia vita. Ma sono nata sfigata, nel senso che sono nata che stavo addirittura morendo. Io penso che grazie ai medici, grazie alle trasfusioni che mi hanno fatto, grazie all'amore dei miei genitori sicuramente, e grazie alla mia forza di volontà sono riuscita a sopravvivere.
Ho fatto una vita veramente difficile come tanti, cioè non è che siamo qui a piangerci addosso. Però grazie a questi sgambetti che la vita costantemente mi ha dato, ho capito che potevo contare solo su me stessa, solo su me stessa. Non fidarti mai di nessuno, non fidarti mai, non fidarti mai, perché se la persona si sposta, tu cadi. Non permettere a nessuno di farti cadere, perché sei tu che lo permetti, mi raccomando, mi raccomando. È una delle lezioni più grosse che io ho imparato nella vita già da piccolina e questo mi ha permesso di rafforzare ulteriormente le motivazioni per le quali io volevo raggiungere i miei sogni. Quindi, bando alle ciance. Leggiamo direttamente dal libro quali sono le domande che ti dovresti porre, scontate, no? Prendi foglio e carta e biro e scrivitele. Quali sono i miei valori più profondi? Quali sono i miei valori più profondi? Ti ho detto che non erano domande semplici, erano domande in cui ti dovresti mettere lì e rifletterci. Quindi magari adesso scrivile, prima di andare a letto pensaci e domani magari in giornata risponditi in modo sincero e onesto, non lo devi dire a nessuno, non lo devi scrivere a nessuno, è una cosa tra te e basta. Se hai un compagno, una compagna, un figlio, una figlia, un'amica con cui vuoi condividere questo percorso, questo cammino, e sai che ti possono apprezzare, ti possono capire, ti possono amare, allora fallo. Fallo perché magari potrebbe essere un percorso da fare insieme. Però ricordati che è una cosa tra te e te. Cosa ti rende felice davvero? Sii sincera, cosa ti rende davvero felice? Cosa ti appassiona davvero tanto? Ma davvero? Cerca dentro di te le risposte, le tue risposte sincere. Esse ti guideranno nella decisione giusta per te. Non avere paura se le risposte non arrivano subito. Datti tempo per riflettere, osserva ed esplora. Fidati del tuo istinto e del tuo cuore. Circondati di persone che ti motivano a conoscerti meglio e ti pongono domande stimolanti. Ma ricorda, tu sei il solo proprietario del tuo destino. Coraggio. Le domande giuste aprono le porte dei nostri mondi interiori. È un viaggio affascinante. Ne varrà la pena. Buona vibra e alla prossima lezione, a martedì prossimo.